Mio marito è stato un angelo anche perché io avevo troppe cose per la testa, nel senso che quando abbiamo fatto l'ultima morfologica di Nicole, il dottore ci aveva detto che aveva un filo di cordone intorno al collo, quindi in quel momento io pensavo soltanto che ero lì in piedi e praticamente se sarebbe uscita, se il cordone si sarebbe staccato, eccetera. Quindi in più c'era anche il fatto che non sapevo come fare perché avevo la bimba che stava per nascere, il cordone che non sapevo se il tutto e poi dove sarebbe nata? A terra sull'asfalto. Quindi ho preso, mi sono praticamente spogliata del cappotto di lana che avevo e della giacca in pile. Rimanendo col vestitino e niente, in quel momento ho sentito però che il cordone, dando l'ultima spinta, che il cordone si era tolto, si era slegato. E da lì è arrivato mio marito, anche perché dobbiamo dirlo. Sì, nascere su una coperta forse sì, però tra le braccia del papà era meglio. E in quel momento è arrivato il papi che l'ha presa, tra virgolette, al volo, quindi un po' come si fa. Lui dice: è stata la prima e unica palla da rugby che ho preso in vita mia, perché la posizione era quella. Comunque, lei e Nicole, come vedete, si fa già sentire, anche perché il suo primo vagito ha fatto in modo che noi stessimo anche un attimo più calmi. Perché eravamo effettivamente abbastanza sconvolti, anche se c'era in collegamento il dottore del 118 che ci ha assistito, ci ha detto come fare, ci ha detto di andare subito in macchina, perché logico, c'era 1 grado fuori, quindi la bimba si sarebbe raffreddata. E niente, diciamo, se il nostro miracolo o se il miracolo di Brusasco, eh?